Ringrazio e saluto gli amici sardi dell'altra isola. Io intervengo presentando delle note di informazione sulla situazione in Sicilia, perché ci hanno dimostrato un modello possibile di non violenza, non teorizzata, ma praticata. E questo è un aspetto importante di speranza per noi, pur nei limiti di accesso alle informazioni, perché pare che, pur essendo persone, conveniamo in questa occasione, interessate e impegnate su questo da parecchio tempo, alcuni elementi di informazione in effetti difficilmente passano, nonostante internet, nonostante tutto. E quello è veramente un bel modello, come pure quello di Turi Vaccaro che è arrivato adesso, che alcuni dicevano una delle poche forme di antimilitarismo concreto e praticato. Almeno due bombardieri sono stati messi fuori uso. L'intervento che farò presenta una scheda sulla situazione in particolare di Sigonella. Vuole essere un contributo forse un po' più tecnico, ma andrò velocemente, lasceremo scorrere le immagini, ciascuno se vuole può leggere, a cercare di vedere che possiamo fare in un momento come questo, in cui questo tema purtroppo per noi ci vede a organizzare con tempismo la nostra iniziativa, perché c'è tutta la situazione iraniana, la situazione della Corea e via discorrendo, che ci pongono purtroppo il tema del nucleare all'ordine del giorno. Ora, a questo punto quello che io mi chiedo è, io penso che è fondamentale come questo comitato si stia ponendo il tema del disarmo nucleare come tema specifico nell'ambito della iniziativa sulle basi militari. Sigonella nell'indicazione NAS Sigonella 1, NAS Sigonella 2, sono le due strutture principali nella zona di Catania. Poco fa il Comiso, adesso si può riprendere con Google Earth in questa maniera, andiamo avanti. Sigonella, questa è la struttura di Sigonella, vai avanti. Questa qua è la fotografia di Sigonella, le riprese sono fatte tramite Google Earth e accessibili su internet. Pensate che con Turi e Alfonso fare soltanto uno schizzetto a matita portava la gente in carcere, arrestati per aver fatto spionaggio militare con gli strumenti in mano, che se ricordo bene erano un block notice e un pennarello, gli strumenti di spionaggio militare di qualche anno fa, per gli stessi amici che siamo qui e si lavora a Comiso. Andiamo avanti, questi sono gli aerei che si possono vedere, vai avanti. Sulla base, questa qua è la quantità dei militari coinvolti in quella base. Questa è una delle basi, però quello che voglio fare notare qua è anche la centralità di questa struttura in Sicilia. Noi ci siamo convocati, andiamo avanti, in questo appuntamento con l'allarme dettato dal conoscere le cifre della Stonax, l'accordo che dice come in Italia abbiamo tuttora 90 testate nucleari tra Gedi e Aviano. 90 le abbiamo in base a quell'accordo per quanto riguarda strutture di aviazione. Ma non è soltanto questo il problema. Pensiamo a tutta la battaglia intrapresa dagli amici tarantini di Peace Link, eccetera, che hanno messo fuori la storia dei 10-12 porti abilitati a ospitare navi nucleari, a capacità nucleare, navi che durante la guerra le abbiamo avute attraccate nei nostri porti. Per cui stiamo a fare storie, se vogliamo, la centrale è una base a una distanza X dalla città, però quando mi attracca nel porto di Palermo una nave a capacità nucleare, il suo reattore e il suo carico sono lì, davanti a me, a 500 metri di distanza e via discorrendo. E questo Napoli, Taranto e via discorrendo è ben tollerato. Sigonella in tutta questa storia ha, secondo i dati che sono disponibili, una capacità di altrettante armi che vengono
in passaggio da noi. Nella base il Dipartimento delle Armi con 111 militari muove 80 milioni di libbre, che sono quindi più di 450 grammi sarebbe ciascuna libra di armi. Lo stoccaggio delle bombe nucleari del tipo B-57 viene usato sono quelle che vengono usate per la guerra sottomarina, e questo è dedicata fondamentalmente a questa installazione. Questa è l'unica struttura nel Mediterraneo che opera per la guerra antisomme, a questa è dedicata. Inizialmente, vai avanti, era una struttura pensata un po' di secondo piano rispetto allo scontro est-ovest, via via ci siamo trovati ad essere in una posizione sempre più centrale. Se continuiamo ad andare avanti, andremo vedendo come questa struttura si è resa centrale in tutti i conflitti nei quali ci siamo trovati adesso. Per cui ragionare sì sul tema basi e sulla prospettiva medio-lunga che noi abbiamo per risolvere il problema della presenza di basi straniere sul nostro territorio. Però la richiesta di una puntualizzazione e chiarimento per quanto riguarda l'aspetto nucleare, come hanno fatto gli amici, Tiziano ha ricordato la denuncia sul problema della presenza delle armi nucleari sul territorio dove lui vive. Per questo motivo, per il diritto proprio dei propri figli e di chi viene dopo. Questo è un discorso a parte che merita di essere puntualizzato in maniera specifica. Non stiamo parlando di stupidaggini. Poco fa giustamente un'amica ci ha pregato di sospendere, di mandare le immagini di Hiroshima nel momento in cui avevamo più stimoli e non prestavamo la dovuta attenzione a quelle immagini. Ma quando noi parliamo di queste armi, stiamo parlando armi di 1 kiloton e via discorrendo, armi anche talvolta di potenza di svariate volte vai avanti, maggiore di quella di Hiroshima, di quello che abbiamo visto, delle conseguenze che abbiamo iniziato a vedere prima di sospendere di mano. Qui vediamo il tipo di aerei che sono coinvolti e che sono presenti all'interno di questa base. Ovviamente in questo genere di situazione, tanto quanto le esperienze che sono state raccontate precedentemente, le autorità militari negano e giurano anche il falso se serve. Giurano anche il falso, andiamo avanti, perché ci accorgiamo che, per esempio, sono arrivati a negare ciò che poi era evidente, pure in presenza di ispezioni parlamentari. Degli amici che hanno comunicato di non poter venire oggi, adesso con per fortuna un maggior carico istituzionale, beh, però Paolo, Giovanni Russo Spena, sono sempre gli stessi che ora sottosegretari di governo e capogruppo di partiti componenti di maggioranza parlamentare, sono quelli che però se ne facevano le ispezioni nei vari siti e grazie ai quali l'accesso alle informazioni abbiamo potuto avere. È un impegno sul quale contiamo di poter proseguire. Vediamo come, per esempio, ai nostri parlamentari è stato negato l'accesso alle parti importanti nella base, o la pattica con la quale ci si relaziona col parlamentare, ma quindi con l'opinione pubblica, con i cittadini, è quella sempre dell'ammettere fino a una determinata data, dopodiché o è top secret oppure non se ne sa nulla, oppure si inventano balle di quelle colossali. Una delle cose più belle che abbiamo visto era la faccia di Luciano quando era seduto in trattativa. Dov'è Luciano? Non lo vedo più. Dov'è? Quando eri incazzato in trattativa con i militari perché ce l'hai davanti che ti incominciano a girare numeri, a dire no, 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 quando sai benissimo che bluffano e via discorrendo. Questo in trattativa con dei pescatori, ma con i parlamentari non è che cambia. E questo qua è un fatto offensivo per la democrazia e tanto più poi quando si tratta della relazione tra autorità di paesi distinti. Il problema è che, andiamo avanti, anche quello di qual è lo statuto di questa base, perché è iniziata grazie a un accordo diretto tra Stati Uniti
governo italiano. Anche questi sono passaggi da capire, perché la definiamo base NATO, ma base NATO che vuol dire? Base NATO implicherebbe, per esempio, un doppio livello di comando in qualche modo, quando noi sappiamo benissimo che c'è un esautoramento da parte delle autorità italiane nella gestione di questo genere di strutture. Qua andiamo sulle generali, parlo di questa base, ma per le altre evidentemente la musica non cambia. E a questo punto è un problema di democrazia per noi fondamentale, perché il controllo di chi su che cosa. Spesso andiamo avanti, presi in giro. Qui stiamo vedendo come e quanto, andiamo avanti, la base di Sigonella è stata implicata nella passata guerra. Nella passata guerra, vai avanti, possiamo vedere come, qua ci siamo, la media, sì. È quella di una cinquantina di aerei e fino a un centinaio di unità in media, però i voli normalmente sono 125 alla settimana, di cui due commerciali per gli approvvigionamenti del personale, che ovviamente svolge tutto all'interno della base e non porta nessuna ricchezza sbandierata ma non reale al territorio che c'è attorno, tranne che però le commesse per aziende in odor di mafia, per tutto quello che riguarda costruzioni e via discorrendo. La scheda è basata su materiali particolarmente raccolti da Antonio Mazzeo, abbastanza preziosi, che sul sito Terre di Confine potete trovare, poi alla fine vedrete anche l'indirizzo. Per Iraqi Freedom siamo arrivati a 12.000 aerei con 29.000 passeggeri. Buona parte del traffico andava in Kuwait, Bahrain, in basi greche e alle portaerei avanti Truman e Roosevelt. L'incremento che è gravitato su Sigonella, quindi sull'Italia, pensate alle bugie del governo sulla posizione ambigua dell'Italia, che era, non era coinvolta, che sono storie. L'incremento di transito, per esempio dell'approvvigionamento dei rifornimenti, da 200 a 900 galloni di carburante, munizioni, sono passate quasi 2 milioni di tonnellate di munizioni esplosive e centinaia di missili per le unità di superficie, vai avanti. Sarebbe stato possibile, così per come è stata l'operazione Iraqi Freedom, se non ci fosse stata la servitù politica, oltre che militare, dell'Italia con la nostra base, e non solo quella in Sicilia e quelle del nord, a rendere possibile quello che è accaduto? Evidentemente questa è la ragione dell'importanza del nostro impegno, e dell'importanza del nostro impegno comunque anche sul terreno nucleare, perché lì vediamo come c'è sempre una doppia capacità da parte degli armamenti coinvolti. E vediamo anche come i distaccamenti che lavoravano nell'area del Golfo con i Tomahawk, che sono praticamente missili cruise, cioè gli stessi di quelli che avevamo con lanciatori diversi, ma di quelli che avevamo a Comiso, questi qua sono stati installati da un distaccamento di Sigonella. Da questa tabella vediamo come il battaglione di elicotteri è stato impegnato in tutte le operazioni principali delle quali abbiamo esperienza, fino a centro dell'Africa, Jugoslavia, Somalia, Medio Oriente, vai oltre, tutti questi in Kurdistan, Iraq, hanno trovato una proiezione che partiva dalla Sicilia. Quello che stiamo chiedendo qua per le diverse basi, per questa base, evidentemente ha a che fare con tutto il resto. Adesso siamo pure coinvolti nelle iniziative per il controllo del trasporto di armi NBC, quindi anche nucleare, batteriologico e chimico, e sono descritte esperienze per esempio di esercitazioni su Trapani, dove componenti civili, quali vigili del fuoco di polizia, sono state coinvolte sotto controllo americano all'interno di esercitazioni su un ruolo non loro. E non NATO, perché è un accordo diretto tra il governo degli Stati Uniti e alcuni paesi. Quindi
a questo punto l'essenzialità di questo impegno è dovuta a questo motivo. Cosa abbiamo fatto noi per ora? Questi sono, è la lista dei, torno indietro, sono alcuni dei gruppi che sono impegnati nella zona di Catania per le iniziative contro la base. Quando è scoppiata la guerra nel Golfo abbiamo fatto una manifestazione, eravamo in 15.000 persone, contando sulla coincidenza in qualche modo. Poi periodicamente quando ci sono stati incontri NATO c'è stata sempre forme di presenza sit-in e via discorrendo da parte dei gruppi pacifisti in queste occasioni, ma col rischio che questo possa essere insufficiente. È un compito impari, questo ci tenevo a farlo vedere, e che ci pone il problema dell'adeguatezza degli strumenti e degli obiettivi che ci diamo. A questo punto quello che noi penso dobbiamo fare in occasioni come questa e non solo è quella di capire qual è per noi l'ordine di priorità che vogliamo darci e quali sono gli obiettivi. Io penso che è giusto muoversi su questo tema del nucleare e penso che nel quadro di una prospettiva del nucleare base, quello che noi dobbiamo chiedere è chiarezza sullo statuto di queste basi e rispetto di quello che sono le nostre prerogative e un po' di iniziativa che descriveva Tiziano. Chiarezza sullo statuto anche non nucleare del nostro paese. O è reale o ci pigliamo in giro, ma questo governo che sull'impegno per la pace ha fatto leva per andarsi a insediare ha degli obblighi di fronte alla cittadinanza per di essere in questo conseguenti. Io penso che sia utile un'azione che veda incrociarsi tra un'opera di lobbying per un verso, parla istituzionale, e di azione diretta non violenta. Le due cose non possono essere viste disgiunte. Abbiamo un impegno degli enti locali, grazie ai quali per esempio siamo qui oggi, abbiamo avuto questa iniziativa parlamentare che penso merita di trovare degli strumenti per essere seguita, di una mozione che chieda, rivendichi questo, ma che non rimangano come lasciate un po' a se stesse, ma che abbiano il nostro impegno dietro e che si vanno a affiancare a iniziative quali quelle descritte dagli amici di Pordenone. C'è un problema di quali siano i soggetti per poter portare avanti impegno di questo genere. Io penso che non dobbiamo valorizzare le campagne, grazie, mi avvio a concludere, le campagne esistenti. Personalmente sono impegnato come altri in rete Lilliput, penso che questa e altre situazioni di rete vadano coinvolte e invitate a aderire e a portare avanti questa nostra iniziativa e poi via via il coinvolgimento delle altre iniziative. Noi abbiamo anche, come si chiama? Per quanto riguarda in Sicilia, poi altre situazioni, Trapani, su Birgi sono state fatte altre iniziative di questo genere e poi un elemento che per conto mio è di speranza e per noi è importante. Con alcuni dei presenti ci si è conosciuti nell'impegno di Comiso. Non è vero che le cose non possono essere cambiate. Noi abbiamo... l'esempio per me è quello di un monaco buddista, Ginio Morishita. A suo tempo avremmo detto che era l'unico capace di mettere d'accordo popolazione riluttante, poliziotti e autonomi, perché col tamburello alle 5 di mattina poteva per alcuni essere snervante. Però a distanza di anni che cosa è successo? Ginio Morishita è ancora lì a pregare, riuscendo a costruire la sua pagoda per la pace. L'espressione massima dell'idea di potenza, le alleanze militari, le armi nucleari, non ci sono. I missili a Comiso non ci sono più. Una delle due alleanze militari è smantellata, non c'è più il patto di Varsavia, tutto e via. Un monaco è lì ancora, continua a pregare, è riuscito a costruire man mano la sua cappella, diciamo, e dopo 20 anni tutto ciò che appariva forte e potente è svanito nel nulla. Lui continua la mattina a scendere verso il paese col suo tamburello in preghiera.